Aye. War Regina Camelo Bondo, my dear city road boy. Talk in the city. Tell me, tell me. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me. Digitali, rete, i giornali anche nell'etere. Notizie vanno in giro ancora prima di succedere. Chi evita di eccedere, chi invece non ha regole e fa di un'opinione materiale da diffondere. Le voci cambiano, si evolvono, si aggirano tra il popolo. Se false poi diventano un pericolo. Per questo prima si comprovano, si sondano, si accertano e solo dopo ci si pone al popolo. Fortuna che c'è ancora chi si prende cura dell'informazione sana, ambiente, musica e cultura. Palese solido qui, clima di paura. Questa persa condizione in un'Italia di censura. Si temuti questa cosa non si fa, non si ha mai che le notizie trattino di verità. Ma Talking the City, parlo della mia città. Lascio liberi i pensieri, rendo chiara la realtà. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, dimmi cosa succede in città. Tell me. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 28843 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Il cazzeggio, una parola entrata di diritto nel vocabolario italiano, che non ha nulla di volgare, soprattutto quando fatto in radio e in TV in maniera intelligente. Una puntata divertente stasera nel salotto di Corrado Orfini. In radio c'è un trattore, in radio c'è un trattore, e il trattore brum, il trattore brum, il trattore brum, e il pulcino. Buonasera, bentornati a Talk in the City, eccoci qua e come ha detto la presentazione, un tema questa sera che dovrebbe essere frizzante. Parliamo di cazzeggio, ecco, una parola che probabilmente sul vocabolario, non so se c'è sul vocabolario, dovremmo cercarla, sicuramente che richiama a qualcosa di volgare, che però ultimamente invece va di moda a livello mediatico, TV, radio. Anche io per un periodo, quando facevo radio, ho provato a fare un prodotto di cazzeggio, di sano cazzeggio, in compagnia di un matto, anzi due matti, i tre porcellini. Uno di questi era Fabrizio Lungarini, che saluto. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao. Abbiamo fatto radio insieme, era cazzeggio sano il nostro, no? Beh, cazzeggiavamo parecchio, devo dire. Si chiamava i tre porcellini. Il terzo porcellino era Tiziano Leonardi. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, però avverrà ospite ovviamente, prima o poi sta lavorando. Invece chi proprio bandisce la parola cazzeggio, e perché è una professionista del microfono radiofonico, è Silvia Mobili. Silvia Mobili, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. In genere si dice Silvia Mobili di Radio Capital. Sì, giusto? Ebbene sì, giusto. Una delle radio più ascoltate in Italia. Sì. Una delle radio classiche. Non mi risulta che sul palinsesto vostro ci siano programmi di cazzeggio. Guarda, adesso il palinsesto è cambiato. Forse potremmo definire con questa parola che voi usate il programma del mattino presto, che è Il Geco e la Farfalla con Benny e Vladimir Luxuria.
dove ci sono dei momenti di cazzeggio, tra virgolette. No, ci sono dei momenti in cui non cazzeggiano, però per il resto... No, ci sono dei momenti, ovviamente si approfondisce l'attualità, però c'è ad esempio la rubrica che viene chiamata Disco Frufru, dove c'è una canzone che, diciamo, ricorda vagamente il mondo gay, in cui loro si possono tranquillamente anche lasciar... il mondo gaio. Il mondo gaio. Il primo elemento di... In realtà prima si chiamava... Disco Frocio, scusate il termine, e adesso diciamo che è tornata. Ma sai, potremmo fare anche una puntata di Talking the City, perché ci sono sulle delle, parole che non andrebbero oltre usate. Oltre della musica, ci sono anche proprio dei personaggi, sono delle icone gay, che so, Raffaella Carrà è icona gay, quindi non solo i dischi. Ma beh, Vladimir è un po' più di un'icona, forse, un transgender, quindi parleremo diciamo che ci di questo sta. In altra sede, ma sì. Oggi voglio parlare appunto del cazzeggio intelligente. Poi in realtà se esiste un cazzeggio colto. Oggi le radio che vanno per la maggiore, i programmi radiofonici che vanno per la maggiore, non me ne voglia l'amica Silvia, però in realtà sono quelle poi che fanno cazzeggio, vediamo che gli ascolti sono, ad esempio, io l'ho sentito una volta e mai più lo ascolterò, probabilmente i ragazzi lo conoscono meglio di me, anzi saluto la terza e terza B del Benedetto Croce, scusate che non vi ho salutato questa sera, che tutta la settimana sono con noi, conoscerete lo Zoo di 105. Sì, quello lo conoscete, ecco, abbiamo fanno finta di no. Abbiamo parlato anche di teatro, nessuno va a teatro, però lo Zoo 105. E vi riconoscete in quel cazzeggio, spesso molto molto volgare? E apriamo subito Desiree con questi ragazzi. Ecco, è un cazzeggio che va di moda tra voi giovani? Chi vuol parlare? Qua in prima fila, guarda, in prima fila. Dice di no, ma so che vuole parlare. Così, no, lascio. Il problema è che ragazzi che magari non vogliono guardano. Darci... No, veramente, ragazzi, ecco. L'abbiamo trovato, Antonio. È un genere che personalmente a me non piace. Ma il cazzeggio in generale o quello no, volgare? No, quello dello Zoo di 105. Quello molto volgare, dove lo ogni detesto. Due parole, tre sono parolacce. C'è anche una persona che io non conoscevo, tu mi hai detto andare a vedere, Cruciani, che fa Giuseppe della Cruciani, radio. Che fa la trasmissione La Zanzara, che è, secondo me, il simbolo del cazzeggio intelligente. Cioè, riporta le notizie di politica, di attualità, e anche le cose un po' più al limite della normalità, e ci cazzeggia sopra, si prende in giro gli altri, insulta, si fa insultare dai radioascoltatori. Guarda, io non lo conoscevo, però me l'hai indicato, io sono andato a vedere, e più che cazzeggio ho visto una serie di parolacce e di volgarità esagerate. Ecco, allora cerchiamo di capire dove finisce il cazzeggio e inizia la volgarità. Qual è il limite, Silvia? Ma secondo me La Zanzara non è cazzeggio, ma è pura provocazione. Serve proprio per far, un po' per insultare, ma anche per far venire i nervi all'intervistato. Cioè, quello è lo scopo di Cruciani. Secondo me il cazzeggio che mi state facendo dire sta parola, ma tanto non riesco a trovare un sinonimo, allora, dai, perché sinonimo. Io già dico non esiste, perché poi alla fine cos'è? Confusione, divertimento, presa in giro, un po' tutto quanto insieme che viene racchiuso in questa parola, non riesco a trovare una simile. Ma perché in sbaglia italiano. Secondo me Silvia sbaglia l'etimologia, in realtà cazzeggio non deriva dalla parola che pensa lei, deriva da un termine marinaresco. Certo, tanto per cominciare cazzeggio si scrive col K. No, non è vero, queste sono cose da internet, social network, si scrive con la C e basta. Io però che sono vecchietto e non posso arrivare a tanto ad ascoltare Cruciani o ascoltare lo Zoo di 105, per cazzeggio intendo ad esempio Viva Radio, prima Viva Radio DJ, poi Viva Radio 2 con Fiorello, che non è mai stato volgare, che quello oggi è un grande successo. Abbiamo un pezzettino che ci introduce nel cazzeggio sano, intelligente, che mi piace da morire. E quello di Fiorello lo mandiamo. Mario Bianchi, dicevi che categorie abbiamo oggi del migliore? I masochisti, Mike. Oi la la, sciambola. I masochisti? Allora si parlerà di cuoio e lame, picozze e trapani vari. Forza, fate entrare il concorrente. Ecco, sentiamo il concorrente. Concorrente alla tosse. Buongiorno, mi chiamo Oronzo, vengo dal Vero Bello, mi faccio picchiare con Randerno. Se vuole l'accontento subito, santa pazienza. Allora, lei è un masochista? Ecco, sì. Adesso ce la voglio, Mike. Dunque, ama
farsi percuotere con manganelli e farsi bucherellare con puntevoli e magari farsi schiacciare le parti molli con due mattoni. Anch'io qualche tempo fa mi dedicai al masochismo. Ecco, rientriamo in studio. Quello che volevo dire, noi l'abbiamo visto, ci faceva ridere vedendolo, però in realtà è un prodotto radiofonico. Mi diceva Fabrizio, mentre andava il video, che non ci pranzava per seguire Fiorello alla radio. Sì, interrompevo il pranzo per sentirlo. E poi mi piace ricordare pure Marco Baldini, che all'epoca era simpatico, e poi è diventato un personaggio tutt'altro. Triste. Calzeggione, e invece è diventato quasi patetico. No? È molto patetico, sì. Personali. Beh, vabbè, tutti ce l'abbiamo, ma non andiamo. Una cosa, ecco. Per questi momenti che abbiamo visto lavorando in radio, in realtà c'è tutto un lavoro dietro, perché non sono quelle due ore di programma che uno può sentire, anche nel nostro programma, che mio, della mia collega Betty Senatore, la mattina in cui diamo informazione, comunque ci divertiamo, anche noi cazzeggiamo, diciamolo pure, però c'è tutto un lavoro dietro di redazione, di ricerca, almeno tre ore, anche se può sembrare strano, uno dice ma come, tu ti diverti in radio, quasi sembra che non sia un lavoro. Però in realtà c'è un grande lavoro. Fiorello è uno che per fare quella l'edicola di mezz'ora si sveglia alle 4 del mattino. Quindi ecco, ricordiamo anche questo. Questo può essere il cazzeggio. Anche noi stiamo qui oggi alle 4 del pomeriggio. Anche noi siamo questi che ci siamo preparati. Ma guarda, non dici nulla di nuovo, perché Fabrizio Lungarini, che non so che ti hanno messo come sottopaccio, però Fabrizio Lungarini cazzeggione. Tre porcellini. Però Fabrizio Lungarini è uno stimato avvocato penalista, tra l'altro, quindi insomma tanto di rispetto alla sua professione. Quindi non vuol dire che il cazzeggione deve per forza essere quello che improvvisa. Appunto, e ci si arriva anche per una cultura, perché anche i tre porcellini facevamo, però mi piaceva farlo con persone che sapevano cosa stavano dicendo. E a questo proposito, proprio le varie estrazioni che portano poi a fare radio e a fare cazzeggio in radio, avremo tra un po' un ospite, anche se solo radiofonico, che è un personaggio, anche se solo studio telefonico, che è un personaggio molto importante al di là di quello che ha fatto in radio. Parleremo con lui di radio, però mi piace presentarlo come la sua veste principale, che è quella di cantautore. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 28843 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Ecco, la cosa che mi interessa però, perché io vedo Silvia Mobili molto seria nella sua professione, giustamente da una parte, no? Perché è la sua professione, anche se in realtà lo speaker radiofonico, parlo degli anni 70, era il cazzeggiatore, era quello che lanciava i dischi. Ora lo scoltiamo. Disc jockey. Io ho iniziato nell'85-86 a Radio Blue Point, prima a Radio Civitavecchia, per chi se la ricorda. Nei pomeriggi i miei compagni andavano a passeggio, io invece stavo dentro uno studio radiofonico. Però sei sempre stato uno di quei disc jockey. Ora ascoltiamo Renato Zero. No, sempre. No, ma io sono molto, vedi così, ma io sono... Ma noi parlo, per carità, io... personale. No, io parlo a livello professionale. Ma all'inizio, quando la radio locale era quella di presentare il disco e poi ovviamente anche di pulire dopo la radio, di rimettere a posto, di preparare l'oroscopo e il giornale radio, io passavo in 3 secondi in 5 ruoli differenti, perché quella era la radio locale. Però lì ti fai una palestra, ovviamente. Poi dopo ci sono tutta una serie di situazioni che ti portano anche a essere d'altro. Io poi per un certo momento ho lasciato la radio, sono diventata giornalista professionista, ho scritto su quotidiani, quindi ho fatto un'altra strada.
Poi mi sono ritrovata di nuovo in radio, sempre come giornalista. È ovvio che ho comunque diciamo una certa professionalità che non mi porta a fare cazzeggio, mannaggia lo devo dire, come altri colleghi. Però a me piace, cioè io sono nata con Gianni Riso su 105 che lanciava il Coca-Cola Time. Io la mattina sull'autobus, quando vado al lavoro, ascolto Marco Galli che lancia colazione. Comunque mi piace questo tipo di cazzeggio, e non detto che ci siano per forza parolacce, provocazioni, insulti, non è quello è tutt'altra roba, che è un genere di radio che a me non piace. Seguo il Ruggito del Coniglio, dove comunque si divertono gli stessi conduttori, però ecco, altri programmi non mi rispecchiano, poi faccio altra roba. Però mi piaceva sapere proprio dai ragazzi che cosa intendono loro, prima di tutto se ascoltano la radio, che tipo di radio, se vogliono più il divertimento o magari ascoltare la musica, se vogliono essere coinvolti, se piace anche loro il modo, no, principalmente per esempio, proprio se ascolto la radio, ecco, se le generazioni di oggi che sono hanno la possibilità di ascoltare attraverso i telefoni la musica che gli piace, senza, noi ti ricordi aspettavamo il brano che ci piaceva, certo, perché l'unico modo per ascoltarlo era dalla radio, era quello. Loro hanno la possibilità, il disco dedica scherzi, la radio Civita Vecchia, ecco, senza che passiamo il microfono a tutti quelli che non vogliono una chiacchierata, non ci sono le telecamere, facciamo finta, anzi, che siete a scuola, no? La professoressa chiede, ma no, oddio, a scuola no, poveretti, no. La radio, chi ascolta la radio? Sarà qualcuno di voi che ascolta la radio? Sì. Oh, vai. Allora, Andrea, io ascolterei la radio RTL, che la danno sempre, mettono ogni volta la musica, ad esempio io sono amante della musica, mi piace sentire sempre. Quando sto in casa, ad esempio, metto la radio, ogni volta c'è il mio brano preferito e lo sto ascoltando sempre. Lo sai che stai dicendo una cosa che mi fa venire in mente, che quando vado a Roma con mio figlio e siamo in macchina, io cerco le stazioni dove parlano, lui cerca le stazioni dove si sente solo musica, e qui già c'è uno scontro generazionale. A me piace sentire dove c'è la musica. Ma tu perché sei giovane? Sì, ecco, hai detto una cosa intelligente, passerei all'altra ala, Desiree, oggi ti faccio fare i chilometri. Musica o parlato per radio? Musica. Musica, beh, niente. C'hai ragione. Una porta chiusa. Che radio, scusami? Non ho capito. Che radio ascolti? DJ? Radio DJ, RDS. Ok. Però ciao, la mattina... ciao Belli ti piacerà la trasmissione. Vabbè, sì, sì. DJ. E lì fanno tutte e due, un po' di musica e un po' di cazzeggio. Ecco, la possiamo dire, Silvia, qui ci risponde la professionista radiofonica, che anche lo studio del palinsesto a seconda dell'orario è per... Certo, a seconda dell'orario, a seconda anche al pubblico a cui si rivolge. La mattina si parla, tanto loro stanno la a scuola. Mattina si parla, la loro sono a scuola. Però ecco, per esempio, una radio come la nostra si parla molto. Adesso abbiamo un po' cambiato, stiamo mettendo un pochino più di musica, perché vediamo che c'è più esigenza di ascoltare musica. Però una radio come Radio Capital, immagino, sarà ascoltata pochissimo dai giovani, più da, diciamo, dai 30 in su. Ecco, prendiamo così, dai non giovani. Però io mi ricordo alla loro età, puntata. Alla loro età comunque io volevo sentire cazzeggio, cioè, mi piaceva, ma lo trovo normale, ovvio, giusto, per carità, se mi vengono a sentire, se vengo a scoprire che uno di loro ascolta Radio 24 non c'è più speranza nel mondo. Ma anche quello ha delle punte di cazzeggio. Esatto, elevate. Cruciani sta su Radio 24. Cruciani sta su Radio 24, ma loro... Ma rifaccio con sto Cruciani. Cruciani non è cazzeggio. Ah, non è cazzeggio? No, come secondo lo vogliamo me, chiamare? No, ma quando ti rispondo? Ti manda a quel paese. Ma non guarda, è cazzeggio anche Radio Padania. Radio Padania ha delle punte che di cazzeggio. Che chiamavamo spesso noi radio Padania. Abbiamo degli amici a Radio Padania. Vedi? E anche le radio romane che parlano di calcio trascorrono la maggior parte del tempo a cazzeggiare intorno al calcio. Però loro si prendono sul serio. E hanno contaminato anche le trasmissioni calcistiche televisive, come il Tiki Taka. Non è più la domenica sportiva, è una grande fetta di cazzeggio intorno all'universo calcio. Sì, sono d'accordo con te, però il cazzeggio vero, e mi rifaccio a quello che abbiamo visto, intelligente, che abbiamo visto di Fiorello, è dove gli stessi protagonisti poi si mettono a ridere perché non riescono ad andare avanti, perché gli fa ridere. Certo, il cazzeggio. Quello. Ricordo sempre quando abbiamo fatto una puntata in radio parlando delle riprese del film con Troisi e Benigni, quello famosissimo, Non ci resta che piangere, quello era cazzeggio puro. Non riuscivano a girare il film perché tra di loro era non c'era copione, era un continuo battute. Cazzeggio stato puro. Vogliamo dire che non era cazzeggio intelligente loro?
Certo, sì, lì c'è tutta una preparazione, però infatti il cazzeggio intelligente prevede una preparazione pre-programma che non è certamente indifferente. Ripeto, anche secondo me, è una preparazione culturale di chi lo fa. Cruciani è una provocazione bella e pura, perché sa che poi il giorno dopo ci sarà sempre qualcuno che si arrabbia, va sulle agenzie, se ne parla e via dicendo. Ma quello no, non lui, è più cazzeggio. Lui tratta la radio come, le, come che fosse un bar, no? L'incontro al bar dove gli uomini sfogano la pancia e dicono le cose senza troppo filtro. Ma non è cazzeggio, è però lui provoca. A me la provocazione non mi piace, proprio in genere, in nessun contesto non mi piace la provocazione, mi piace un confronto. Io la penso in un modo, tu in un altro, però ci confrontiamo. Andare lì per forza a scavare, a provocare, a insultare, perché a così hai una reazione che poi innesca altre reazioni, secondo me non è cazzeggio, ma essere proprio fare una radio a me non piace, però appunto non sono Cruciani, grazie. Ecco, qui sorge spontanea una domanda e mi dispiace Fabrizio, le faccio sempre a lei, però tu puoi intervenire. Sembra perché... di parlare con mia moglie, perché mia moglie quando metto Cruciani io lo sento pure in podcast la cambia mattina. No, mi odia proprio. Ah, ti odia. No, però io adesso chiedevo invece a Silvia, poi quanto conta anche i dati d'ascolto? Ah, contano perché tantissimo. Se si cazzeggia, anzi, se si stronzeggia per raggiungere certi dati, lì ci vedo il dolo. Mm-mm. E poi comunque magari noi siamo abbastanza grandi per capire quando è il momento di cambiare canale. Forse ci sono generazioni che poi prendono al volo, si fanno trascinare da questo treno che spesso chissà dove riporta. Gli ascolti per una radio privata sono fondamentali, mentre la RAI può fare quello che ma gli pare, anche che la RAI, paglia... perché Radio 24 anche la RAI eccetera, ma Radio 24 è sempre privata, comunque ci sono dei grandi gruppi editoriali dietro, per cui è logico che sono importanti i dati, cioè si spostano i conduttori, anche si cambiano degli argomenti proprio anche per gli ascolti, non solo, ci sono anche degli studi, si cerca di capire anche a seconda dell'orario qual è il pubblico che in quel momento potrebbe ascoltare, quindi essere diciamo protagonista di determinati investimenti pubblicitari, cioè sembra una cosa così, ma dietro c'è quando tutto Fininvest un lavoro. Cazzeggiano su Berlusconi, che spesso gli menano pure del brutto, però poi magari Berlusconi vede i risultati e li rimette. Ma certo, sì, sì. Però ecco, vedi, è facile, è logico che tu adesso come adesso per la satira vai contro Berlusconi ancora, se gliela fa, Grillo, Renzi, poi alla fine sono sempre anche le solite cose. Ecco, hai parlato no? di satira, faceva molta satira politica, un nostro amico che ci raggiunge telefonicamente, nel suo programma che ha avuto un grande successo, ho perso il trend. Ernesto Bassignano, ciao Ernesto. Scusate se sono così un po' di fretta, ma sono combinazione, proprio combinazione, io solito non faccio mai un cacchio, invece stamattina mi beccate nello studio dell'ex boss della SIAE, perché stiamo facendo una riunione per la produzione di un mio, speriamo, futuro grande artista, in cui credo molto, che si chiama Marco Greco, e che io e Leopoldo Lombardi stiamo producendo, per cui stiamo per mandarlo a Sanremo e tutti questi cazzi, queste cose, e quindi purtroppo sono anche emozionato, perché l'idea di spendere dei soldi come produttore non mi fa morire di gioia, ma nello stesso tempo mi riempie di coraggio, di orgoglio, di fantasia, perché dopo tanti anni dai tempi di Sergio Caputo spero di ottenere gli stessi successi, quindi sono un po' incasinato, scusate. Senti Ernesto, una cosa, visto che la puntata parla di cazzeggio, tu di cazzeggio radiofonico, non è che stai cazzeggiando anche adesso, ci stai raccontando una cosa? Sì, ma sì, la verità, è la verità, è una cazzata pazzesca, quello che era. Senti, bella come sceneggiatura. Quanto c'era di cazzeggio in Ho perso il trend? No, quello era, pensate che il cazzeggio parte addirittura dal 99, quando Ruffini, il grande Paolo Ruffini, mi dice: dai, so che sei stufo di fare il GR, siccome se ti conosco, inventami un programma anche qui a Saxarubra come giornalista e non a Via Asiago, che sia magari di un po' di satira, così, però... Poverino, non pensava assolutamente a quello che gli avrei combinato, perché lui pensava a un... l'assunto era questo: i tuoi colleghi danno le notizie serie e tu racconti quelle stupidelle di tutti i giorni, quella era un'epoca in cui i giornali abbondavano di cazzate, racconti invece io proprio ho preso per il culo tutti e ho messo dentro Ezio Luzzi, che è un pazzo scatenato,
di destra, io l'intellettuale di sinistra, e ho pensato a questo, ho perso il trend, che era veramente la goliardia, per la prima volta in Radio 1, la goliardia moderna, con la scusa di sparare cazzatelle tutti i giorni, in realtà facevamo un volpino spaventoso a Silvio Berlusconi e alla sua gang, e però eravamo pronti a parlare della realtà quotidiana in senso proprio... tutti subito parlarono di Arbore, di Boncompagni, dei nuovi emuli di quell'era là. In realtà noi eravamo molto più, cioè quello là era molto più cabaret, il nostro era molto giornalistico, però era un cazzeggio d'autore, quindi proprio veramente un cazzeggio d'autore. Che vuol dire? Parlare della realtà quotidiana sbertulando tutti i fasulli, gli ignavi, gli imbecilli, e invece esaltando chi fa cultura, chi crede al Corran dell'Italia di una volta. Ecco, questa è stata la... ho perso il trend. La realtà rivisitata da due cialtroni, uno di sinistra e l'altro di destra, che fanno finta di litigare, e in realtà era tutto scritto. Ma il cialtrone, io dalle 7 di mattina cominciavo a scrivere. Fabrizio Longarini. Ernesto, ma il cialtrone è Ezio Luzzi, era lo stesso di 90esimo minuto, di tutto, beh, il certo, calcio minuto per minuto. Esattamente, quando... chiamalo quando cialtrone, insomma. Il più grande cialtrone di tutti i tempi, non dimenticatevi che era quello che diceva scusa Mary, scusa Mary, scusa Mary, magari nella finale con lo scudetto. E lui interveniva da Ancona e sparava tre o quattro cazzate, Ciotti e Amerini chiudevano il microfono. Cioè era, sì, quando Paolo Ruffini mi disse prendi con te Ezio, che ti fa da paravento o da destra, e nello stesso tempo matto com'è, vedrai che si inventa, cioè sta alle tue battute, è uno spiritoso, più che spiritoso è un folle, Ezio è un po' folle, perché cioè, pensate, amici miei, che uno come me, impegnato come me da sempre, così, fare un programma insieme a Ezio Luzzi, che è uno che fa le battute sulle mignotte, sui froci e sui neri che arrivano, ma perché non li spariamo, perché non li spariamo dalla spiaggia, e così, e tutta la gente per 10 anni ha pensato che fosse che scherzasse sugli orecchioni di Vendola, le orecchiette, le cose. Lui ogni giorno diceva delle cose, lui diceva convinto, perché Ezio Luzzi, come molti dello sport di quell'epoca lì, erano dei reazionari. Lascia perdere il busto di Mussolini, che è niente, quello è niente, ma proprio sulla vita quotidiana, sulle donne, sull'omosessualità, era una cosa che ogni giorno mi toccava dire Ezio, ma Luzzi, anzi Lux, perché io ero Bax e lui era Lux, ma che sta dicendo? Sta scherzando? Quando lui diceva i Dioscuri o la spada di Damocle, non è che scherzava, certo che non sapeva né che, quando Broccoli ci diceva siete i due Dioscuri, e lui diceva Bax, ma chi sono i Dioscuri? Non era scritto, quello lui non aveva mai sentito in vita sua. Ma posso dire che assomiglia? Cioè... Senti, abbiamo qui con noi anche Silvia Mobili di Radio Capital, una professionista della radio senza il cazzeggio. No, per carità, a me piace, no, il cazzeggio intelligente, come dicevamo. Mi spiace di non aver mai chiesto a Radio Capital di proseguire il trend, non ci ho pensato. Vedi, tante volte invece bisogna... Io ho provato solo con Minoli a Radio 24, il quale però mi ha detto c'è già la zanzara, l'ho lasciato perdere. Radio 24 è quindi... tutt'altra storia. Senti, no, ti volevo dire che però il tuo programma assomiglia a quello che in certi sensi a Edicola Fiore, cioè l'idea gliel'avete un po' data, diciamo la verità. Benissimo, noi spesso facevamo Fiorello e viceversa, erano gli due quasi lo stesso orario, uno su Radio 1 e l'altro su Radio 2, e lui ci amava molto, perché proprio, ecco, hai detto una cosa giustissima, quello è lo stesso tipo di cazzeggio, improvvisato, senza pensarci sopra, tutte le cose, mentre la radio, specialmente Radio 1, che era All News e basta, e Radio 2 e Radio 3 sono tutte scritte, e questa faccenda di improvvisare a seconda di quello che era capitato anche 5 minuti prima, un mezz'ora prima, anche il dramma di una casa che crolla o la guerra in Iraq, e riuscire a farne
buona musica e tanta umanità, è stato proprio sì, molto vicino a quello che Fiore fa da tanti anni. Ecco, mentre parli c'è Fabrizio Lungarini che sta facendo un video proprio stile alla Fiorello. Sì, le Fiorello in diretta. E senti, in chiusura, quanto c'era di lavoro? Perché poi io l'ho fatto quello che facevi tu per professione, l'ho fatto per divertimento proprio con l'avvocato Fabrizio Lungarini e un altro amico, facevamo i tre porcellini per radio e era cazzeggio allo stato puro. Però poi in realtà... A proposito, quando facevo molti anni prima Stereo 1 invece a Via Asiago con Simonetta Zauli, ai tempi della Stereo, ti ricordi Stereo 1 o Stereo 2? Anche noi facciamo all'inizio io il nostro corto che avevamo, siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini. La nostra sigla. Ecco, no, però la domanda era questa: oggi che non fai più radio, ti rendi conto all'epoca quanto c'era di lavoro e quanto invece c'era proprio di voglia di arrivare lì la mattina e fare sto programma? L'avresti fatto anche gratis. Oggi sì, quando manca Cialuia, grazie a Dio, sei arrivata a Radio Città Futura, con cui io avevo iniziato con Rossellini nel lontano 76, mi dissero vieni qui e fallo con Pici Siciliani, con Pici, abbiamo fatto il rodeo, è andato molto bene. Ora mi manca veramente moltissimo la radio, perché dagli anni 70 non ho smesso mai, però purtroppo non ci sono proprio occasioni, a Roma non c'è più nulla, i network mandano quasi solo musica, e se no c'è il birignao dei DJ che io odio. Quindi programmi veri e propri così, fatti da gente che sa parlare di tutto continuamente, dal vivo, senza paura di niente, un po' colta e anche spiritosa, non ne hanno una paura folle di uno come me che dice la verità politicamente, su tutto, non esiste. Mi hanno offerto 3.000 euro al mese a Radio Yes a Roma, sono andato là alla che è morta tra l'altro, non a caso, sono andato alla riunione del primo anno e ho scoperto che quelli che mi hanno chiamato perché mi hanno sentito in radio e hanno detto: questo cazzo, se c'ha 500.000 ascoltatori lo portiamo qui. È arrivata la boss vera, che io non conoscevo, che era una segretaria di Berlusconi, e mi ha detto: ma lei vuol parlare di politica nel programma, scusi? Io dico: certo che sì. No, guardi, allora è meglio che ci separiamo subito. Le querele. Senti, in chiusura, domanda a bruciapelo, poi chiudiamo. Oggi ascolti radio, chi ascolti? Ascolto, devo dire francamente, ascolto pochissima radio, ascolto molto musica e ascolto Radio 1 ancora, sempre al mattino, così, perché poi se no ho sempre molto da fare, perché ho ricominciato a fare il cantautore. Ma se ti dico Cruciani, cosa ti dice? No, lo aborro. È l'esatto opposto di quello che facevo. E allora io. Sull'aborro a Cruciani ti salutiamo con un applauso. Grazie cari. Buon lavoro a tutti, speriamo di vederci presto. Ecco, io ti aspetto qui in diretta, facciamo un'altra puntata. Ricordatevi del mio libro che è uscito da poco, Canzoni, pennelli, bandiere e supplì, che racconta appunto la grande storia della cultura alternativa anni 68, anni 70. E questo sto facendo, sto portando questo ora lo tagliamo e lo mandiamo dopo tra gli spot pubblicitari. Grazie, caro. Grazie, ciao. Allora, Ernesto Bassignano, uno di quegli uomini con i quali puoi parlare veramente di tutto, una grandissima cultura, però anche lui, come hai visto, poi non so se a Mecena TV me lo faranno tagliare qualche parola, c'è scappato. No, vabbè, dai, ormai, davvero, cioè, ma si taglia ancora la parolaccia, non penso proprio. No. Ormai vanno nel vocabolario, cazzeggio, prima o poi lo troveremo. Ma penso ci sia. Su Wikipedia c'è, magari su... No, ma credo proprio che ci sia, petaloso ancora non c'è, però, però se continuiamo... Bene, su Pedaloso allora ringraziamo Silvia Mobili e ci ascoltiamo volentieri tutti i giorni su Radio Capital. Grazie. E ringraziamo Fabrizio Lungarini che però questa settimana sarà ancora con noi. Però l'ultima cosa, l'ultimo programma cazzeggione lo fa anche un'altra ragazza di Civitavecchia, Selvaggia Lucarelli, fa Stanza Selvaggia in cui si occupa di gossip un po' condito.
Sì, okay. Però sempre con un bel po' di gazzeggio. Quindi andiamo sempre d'accordo io. Andiamo sempre d'accordo. Gossip, però, una cosa. Bene, dicevo Fabrizio Lungarini. Ci potevamo sposare, sei come mia moglie. Ma meglio, no? Bene, bisogna, ci deve essere un contraddittorio, però certo. Diventa, capirai. Fabrizio Lungarini che cambierà aspetto e verrà vestito in maniera seria. Sì, mi faccio la coda, i capelli sono pronti. Parleremo di altro con lui questa settimana. Vi ringrazio, ringrazio grazie. I ragazzi del Benedetto Croce, appuntamento domani sera, ringrazio ovviamente la regia, la nostra Desiree Benevieri e ringrazio soprattutto tutti voi che ogni sera ci scegliete e restate con noi per questa mezz'ora, 40 minuti per parlare un po' di tutto. Penso che vorresti chiudere per cazzeggiare un po' insieme. Anche, mi piacerebbe tanto, però spesso i temi non sono... Lo so. Non sono favorevoli al cazzeggio. E chiuderei a questo punto, non c'entra niente il cazzeggio, è una cosa molto seria, però visto che abbiamo parlato di Ernesto Bassignano cazzeggiatore, Ernesto Bassignano è anche altro, manderei come sigla finale un suo grande successo musicale, molto serio, forse un video che voi conoscete già. Appuntamento a domani, ciao! Pioggia e di soli roventi, cantando di gioia, dolore e rimpianti, vivendo di poco, a volte di nulla, cercando nel buio, rubando una stella, vivendo di schiaffi e di gesti d'amore, cantando perdenti e malati di cuore, vivendo di poco e poco per volta, ma senza catene né ruote di scorta. Ma saranno i giorni, a contar le stagioni, a non dirmi perché, ho vissuto una vita lontano da te, vivendo di sogni e di grandi avventure, cantando di mari e di spiagge sicure, vivendo di nulla, a volte di poco, vivendo una vita vissuta per gioco. Ma saranno i giorni, come erano gli inverni, resteranno i ricordi, resteranno i perché di una vita vissuta lontano da te. Cos'è che fa battere il cuore lontano da te?